Ciao amici senpai, sono Loki e benvenuti in un nuovo episodio su Roblox. Siamo su Mining Simulator. Non fatevi distrarre da questa forchetta incandescente, perché oggi non si mangia, ma oggi si scava e si può scavare con lo chef della morte. Guardate le mie ali scheletriche e il mio cappello da chef. Chissà cosa vi ho messo nel cibo di Santo Stefano, vi ho avvelenati tutti. È un po' come Bubblegum Simulator, vedete, qui c'è l'area dove si vende e qui fa ting 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 sull'incontro. No, scherzo, non si fa così. Eccoci qua, siamo pronti per andare in miniera. Fa tantissimo freddo oggi, ma la nostra forchetta incandescente ci permetterà di resistere. Lo scopo di questo gioco è semplicemente scavare in queste miniere. Ecco, abbiamo già lo zaino pieno. Che pizza! Quindi dovremo prendere un nuovo zainetto. Andiamo a scavare ancora un attimino. Sì, mi piace giocarlo in prima persona perché mi sembra di giocare a Minecraft. Ecco qua, è venuto un'altra volta e adesso ci andiamo a prendere uno zainetto. Allora, io sono già rinato due volte, perché in questo gioco puoi rinascere. Quando arrivi e diventi fortissimo, hai 10 milioni di monete, puoi rinascere e diventi ancora molto più forte. Però i tuoi oggetti si resettano. Non quelli estetici o quelli che ti danno i potenziamenti, ma lo zainetto e il piccone. Infatti adesso dobbiamo prendere un altro zainetto, quindi questo qui da 50. E come potete vedere adesso il nostro zainetto ci dice che abbiamo, tra tutti questi effetti, cose luminosi, abbiamo 50 di spazio. Quindi se noi adesso andiamo qua e iniziamo a scavare un pochettino, anche un pochettino più a fondo, vedete che non stiamo due secondi, ma è e dobbiamo continuare a far così finché appunto non riusciamo ad ottenere abbastanza spazio nel nostro zainetto. Però sapete cosa vi dico? Preferite, adesso ve lo metto qui in alto a destra, vi metto il sondaggio: preferite vedere questo gioco in terza persona, quindi così, oppure preferite vederlo tipo in prima persona solamente con la mia forchettona, che poi dopo prenderemo la pistola laser, ma è un altro discorso. Oggi andiamo nello spazio e vediamo un attimo che cosa c'è nello spazio rispetto alla terra, che magari ci avete già giocato alla terra, oppure non potete andarci perché avete appena iniziato a giocare. Oh, ecco. Adesso facciamo un po' di soldi qui sullo spazio. Vi faccio vedere alcuni blocchi particolari che ci sono sullo spazio che non ci sono sulla terra. E poi passeremo ai prossimi mondi. Ne ho già sbloccati tantissimi, quindi ci divertiremo a vederli tutti. Possiamo comprare la valigetta. Sarà la valigetta incandescente. Non toccare la valigetta. Sembra una valigetta che deve esplodere da un momento all'altro, quindi ci starei molto molto lontano. Allora, i primi oggetti che troviamo sono questi qua, quindi delle rocce di asteroidi e poi il ghiaccio. Quindi in superficie su questo presunto Marte, perché potrebbe assomigliare a Marte, solo che ha delle piante bruttissime. Quindi troviamo in superficie, quasi grattando con lo strato piccolo in superficie, troviamo gli asteroidi che si sono schiantati sul pianeta prima del nostro arrivo e che si sono ormai tipo solidificate tutte dopo che erano incandescenti, hanno fatto esplosioni e cose, si sono fermate qui sullo spazio e sono diventate rocce asteroidali. Non lo so come si pronuncia. E poi c'è il ghiaccio, perché la povera acqua che c'è, ovviamente qua la poca acqua che c'è, dato che non c'è un effetto serra, qui non c'è il buco grosso così nell'ozono, che ormai ce l'ho qui io il buco nell'ozono troppo. Si è formato il ghiaccio e appunto, dato che non c'è un'atmosfera, un qualcosa che tenga il calore all'interno di questo pianeta, fa abbastanza freddo e ogni minima gocciolina d'acqua diventa ghiaccio. Vediamo la scienza con l'occhi tramite Roblox. Manco fossi Link for Universe. Like se conoscete Link for Universe. Aggiorniamo il nostro backpack e possiamo permetterci di prendere questo qua, un bel cilindro. Anche se io volevo questo qua, il coso dei biscotti dove ci infili dentro i biscotti. Ah, ma è notte! Meno male che sono luminosissimo. Altri blocchi che troviamo solamente qui su questo presunto Marte sono gli opals. E possiamo scavare gli opals e ci danno 19.000 al momento. E poi c'è il ferro. Abbiamo trovato anche del carbone. E poi abbiamo trovato anche del quarzo. Quindi andiamo un pochettino più giù, vediamo cosa c'è. Abbiamo trovato del copper. Scavo talmente veloce che... Ah! Siamo già arrivati a 1.700.000. Wow! Quanto è difficile! Ma è merito della mia forchetta. Poi abbiamo il rubino, che mi sembra ci sia anche sulla terra. E poi questo qua. Abbiamo l'ematite, che non l'ho mai vista sulla terra, quindi la prendiamo. Abbiamo lo smeraldo, che questo c'era già. L'ossidiana, poi ancora ematite, smeraldo. Adesso possiamo permetterci un recipiente molto più capiente, capito?
Possiamo prendere? No, di pochissimo non possiamo prendere il secchiello. Ma sapete cosa? Adesso andiamo a prendere il secchiello. Tra l'altro è buio e io ho paura che ci sono i mostri qui fuori, quindi... No, non è Minecraft, è vero. Non è neanche Mini World. Scendiamo giù! E andiamo a prendere altri materiali, così che poi possiamo prendere appunto il nostro secchiello. Voglio il secchiello per contenere più roba. Oh, questo è nuovo. È tipo rubino ciliegia? No, non lo so. Possiamo prendere non le cassaforti, ma il secchiello. E c'è anche il secchiello ancora più grande. Ma io voglio il secchiello. Questo qui, secchiello piccolino. E già che ci siamo, dovremo abbandonare la nostra forchetta che ci teneva luce durante queste notti spaziali. Diciamo che ci sono tanti oggetti come il martello, la chiave inglese, la pala per la neve, un tagliaerba, una motosega, una trivella più grande, un trapano, una motosega circolare, la dinamite e il C4. I miei preferiti, insieme alla bomba nucleare, che purtroppo costa soldi veri, la pistola laser. Io prenderei la pistola laser. Prendiamo la pistola laser, dato che siamo nello spazio, fa molto più effetto. Wow, ma è bellissima. Piu, piu, piu. Ok, questa è la pistola laser. Wow. Sì, decisamente bella. Decisamente molto, ma molto bella. Quindi continuiamo a scavare con la nostra pistolina laser. Piu, 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 piu. Bzz, bzz. Purtroppo non ci sono i suoni delle pistoline laser, quindi devo fare io. Torniamo giù verso l'infinito. E buco. Scusate per il vomito. Abbiamo trovato dei nuovi oggetti: l'uranio, il beriglio rosso, questo qui dietro, platino e... E niente, c'è questo nuovo materiale che vale tantissimo. Quindi continuiamo a scavare giù finché non ne troviamo altro. Tutto questo rubino mi piace tanto. Anche questo uranio. Almeno posso potenziare la mia pistolina. Tutta all'uranio potenziato, arricchito. Che poi tanto ricco non è perché sono povero nella vita reale. Cos'era? Era tipo una roccia mitica. Ecco, questo qui è la pietra leggendaria. Pensate quanto valeva quella mitica. Non ho fatto in tempo. Solo questa valeva 2 milioni. Eccola. 2.205.000. La pietra mitica. Poi abbiamo trovato della dravite. Beh, abbiamo guadagnato 19 milioni. Possiamo già fare un revert. E l'abbiamo fatto solo in un episodio. Crixanium, ematite, ametista, beriglio giallo. La pietra mitica. Ma qui c'è un sacco di roba. Sto diventando ricchissimo. C'era il pane pietra? La pietra pane? Cos'è la pietra pane? Si mangia? Ho fame! Dov'è la mia forchetta? Devo ritirare fuori la mia forchetta per la pietra pane. No, c'era la pietra mitica. C'era la pietra mitica qua. No! No! Dobbiamo andare a vendere tutto, dobbiamo tornare alla nostra pietra mitica. Wow, pietra mitica, sto arrivando! Dove sei? Ciao, pietra mitica. Ok, abbiamo 59 milioni. Potrei farvi vedere queste armi super fortissime, come tipo ad esempio la falce della morte, oppure le forbici d'oro. Perché le forbici d'oro? Oppure questa, che è quella che costa più di tutti, ed è la Ultra Ray Gun. Però torneremo a casa e adesso vi farò vedere. Adesso compriamo la pistola più forte che c'è. C'è questa qui. E poi andiamo a prendere il secchiello più grande che c'è. Non è un secchiello, è uno zaino. È uno zaino e costa 43 milioni. Dobbiamo prendere questo qui da 25 milioni. Siamo pronti? Proviamo dall'inizio a vedere quanto riusciamo a scavare, andando sempre più in basso. Ok, basta tenere premuto. Vediamo quanto siamo di profondità. Siamo a 45 blocchi per ora. Vedete il numerino in alto che va sempre più giù. Noi continuiamo ad andare sempre più in basso. Adesso la stone, la densità delle rocce è di 125. Ecco, adesso la densità delle rocce è 250. E aumenterà sempre di più che andiamo in profondità, perché come sapete la forza di gravità ha spinto questo le rocce qui, e più si va in fondo più è densa la roba, teoricamente, perché è tutta super spiaccicata dalle altre cose che ci sono sopra. Qui c'è la stone con densità di 500, quindi ogni volta che miniamo un pezzettino di stone ci dà 500 di stone, e stiamo ottenendo veramente tanta roba. Adesso siamo sempre alla stone, ma la stone è azzurra, cosa sta succedendo? Mio Dio, un twist spettacolare questa, la stone da 1000, 2000, diventa sempre più dura questa stone. Ma dove stiamo andando? All'inferno. Siamo a
265 blocchi di profondità. Altro che Minecraft che è meno 63. No, o 60... No, cos'è? 1, 0 è il minimo, giusto? E noi continuiamo ad andare giù. Continuiamo, adesso c'è la stone che vale 5000. È sempre più dura, ma la nostra pistolina fa il suo lavoro. Piu piu, piu piu, piu piu, piu piu, piu. Vi ricordo che in questo gioco non ci sono gli effetti delle armi, quindi io devo continuare a fare piu piu, piu piu, piu piu, piu piu, piu piu, piu piu, piu piu. PewDiePie, 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 scendiamo sempre più giù, 350 blocchi di profondità, noi scenderemo ancora di più, qua la stone si fa sempre più dura, siamo a 10.000, ecco è arrivato un altro, chi è che è? Ciao Marty, ciao, vai aiutami, aiuto, scava, scava Marty, scava, più forte, più forte, più forte, più forte Marty, più forte, siamo a 20.000, 20.000 di profondità, riusciremo mai ad arrivare a 1.000 blocchi di profondità? Qua siamo a 20.000... Ok, dobbiamo vendere purtroppo. Abbiamo guadagnato soltanto 74 milioni. Bella ingenua che sei tu. Senza ali, senza cappelli, solamente con un piccone rosa. Ciao Music Love. Se questo episodio vi è piaciuto, amici senpai, lasciate un bel mi piace. Nel prossimo episodio andiamo nella terra dei giocattoli o nella terra dei dolci. Vi metto qui in alto a destra un sondaggio. Ditemi in quale terra volete che andiamo e le esploreremo insieme a voi. Oggi abbiamo fatto lo spazio e la terra. Quale vi è piaciuto di più? Scrivetelo nei commenti. Dall'occhio è tutto. Ciao!